Governatore Federica, lei oggi ha guidato un'ampia delegazione del Friuli Venezia Giulia per ricordare Zamberletti, una testimonianza di un padre della ricostruzione del Friuli. Devo dire un padre della nostra terra, perché Zamberletti con la sua opera, ovviamente con la grande partecipazione di sindaci, di cittadini, è riuscito a dare un futuro alla nostra terra. E devo dire che è diventato anche un modello non soltanto nazionale ma internazionale per cosa vuol dire saper rimboccarsi le maniche, rimettersi in piedi e permettere ai nostri cittadini di poter sognare, costruire un futuro dopo un dramma che è stato così feroce e violento nei nostri territori. Come pensate di ricordare più avanti Zamberletti in regione? Io spero che faremo anche, non può essere iniziative estemporanee, noi negli anni dobbiamo ricordare chi ha contribuito così tanto. Già oggi, nella giornata di oggi, abbiamo dichiarato lutto regionale proprio per testimoniare che Zamberletti è stato una parte della nostra regione. Non era un bravo politico, o meglio, non era solo un bravo politico, non è stato soltanto un bravo capo della Protezione Civile, è stato un membro della nostra gente, della nostra comunità, grazie a quello che ha fatto.